Lei è un residente? Sì. Ha mai parcheggiato la macchina qua? Io non ho mai parcheggiato la macchina. Perché? È perché so che non si può parcheggiare. È un divieto. È un divieto. Per queste macchine? Non lo so, mi sembra che sono dei finanzieri. Mi sembra. Ma sono quelle di servizio, sono quelle personali, sono quelle... No, questo non glielo so dire, perché purtroppo qui chi comanda fa legge. Questo è il fatto, vabbè. Qui lei non ha mai parcheggiato qua? Se no. Quanti minuti passano per la multa? 3 minuti? No, io dico solo che mi pare che una volta l'ho parcheggiato e ho trovato subito il manifesto, un invito che a cena. A pagare la cena. Sempre. Quindi lei dove la parcheggia? L'autosilo. Quanto paga? 90 euro al mese. Mi devo subire questa, se no mi devo prendere sempre molto. Le paga pure lei. Vabbè. Comando regionale della Guardia di Finanza. Siamo a Bari in Piazza Trizio, una piazza in cui vige il divieto di sosta e di fermata. Quindi queste auto che vedete in questa situazione non potrebbero starci. Sono parcheggiate in divieto. Eppure sul parabrezza di molte di queste auto ci ha incuriosito il fatto che sia riportato un interno, forse a sottolineare l'appartenenza specifica del possessore di questa auto alla Guardia di Finanza, il distintivo della Guardia di Finanza e addirittura in qualche caso un numero di cellulare. Bene, siamo riusciti a scoprire, perché ovviamente la nostra presenza ha sollevato un po' di attenzione da parte del comando, che la Guardia di Finanza, come tutti quanti, in questa piazza non può parcheggiare. È un divieto di sosta, no. È valido per tutti. Esatto. Siccome abbiamo detto, ma non è una con importanza. È una cosa che attiene personalmente a esatto. Un singolo. È cittadino. Cioè, il collega suo che la va a mettere all'autosilo, la va a mettere sulla ufficio giù, decide di non metterla qui, è una sua scelta personale. Esatto. Funziona così, perché sono tutti. Questa mica è della Guardia di Finanza, c'è qualcuno che nel... E lei lo sa che è sotto contravvenzione lasciandola? Quando vengo vado un attimo qui. Un attimo solo. Però lei è in contravvenzione, lo sa? Si tratta quindi di scelte personali. Altri finanzieri ci hanno detto che lasciano l'auto al park and ride oppure sulle strisce blu a pagamento. È una scelta personale non dettata dall'appartenenza appunto alla Guardia di Finanza. La divisa non c'entra nulla. Quindi invitiamo a risolvere questa situazione, anche perché diversi cittadini, certo un po' frustrati perché non possono parcheggiare anche loro qui, si lamentano e chiedono che la legge valga per tutti. Non basta, chissà se anche truffaldinamente qualcuno ha visto l'andazzo e si è messo pure lui interno X, non essendo magari della Guardia di Finanza.